magia del pattinaggio sul ghiaccio, la suggestiva cornice dell'Arena di Verona, sulle punte i migliori artisti di livello internazionale. Tutto questo è Opera on Ice, evento che, giunto quest'anno alla terza edizione, ancora una volta vedrà Carolina Kostner quale protagonista principale dell'evento che si terrà sabato sera. Sarà una serata veramente magica e noi veramente ce la stiamo mettendo tutta per organizzare, per preparare tutte le coreografie e tutto, e spero veramente di vedere l'arena piena di gente perché ci divertiremo tutti assieme ancora di più. Una delle novità di quest'anno sarà il tributo a Luciano Pavarotti. Tutti gli atleti che parteciperanno ai Giochi Olimpici di Sochi a febbraio, assieme faremo un numero proprio dedicato a Pavarotti e sarà un momento molto emozionante e dedicato all'artista. Ecco. Opera on Ice per me inaugura un po' la stagione agonistica, dopo avrò le prime gare di Coppa del Mondo, i Grand Prix. Dopodiché ci sarà il campionato, tutti i vari campionati che seguono, ecco. Come ti senti e come stai preparando questi appuntamenti? Ma l'estate è passata così velocemente che non so esattamente cosa aspettarmi, però dei giorni molto bene, dei giorni un po' di meno, come nello sport. Il ricavato dell'evento andrà all'associazione Un Cuore, Un Mondo Padova Onlus, rappresentata da un gruppo di genitori di bambini cardiopatici che si sono messi insieme per sostenere famiglie coinvolte nella medesima esperienza. Un aiuto per affrontare e superare la malattia del proprio figlio, finanziando progetti scientifici e umanitari e soprattutto chi si occupa della formazione del personale medico e paramedico all'interno della struttura ospedaliera.